Ciao amiche della Beche, innanzitutto vi voglio ringraziare del vostro affetto che mi dimostrate ogni volta, quindi grazie tantissime. Oggi vi propongo un tutorial sul trasferimento immagine applicato ad una presina che sarà molto shabby, perché poi vedrete perché e mettiamoci al lavoro. Prima di tutto vi dico l'occorrente. L'occorrente è del tessuto a quadretti, in questo caso di cotone o anche misto cotone, insomma, generalmente si usa il cotone per le presine. Un nastrino, un po' di stoffa, insomma, così. Io ho scelto questa a quadretti bianca e nera. Direte shabby, ma lo shabby è anche bianco e nero. Allora, poi vi servirà del pizzo basso, tipo 1,5 cm. Bassetto questo, eh? Poi vi servirà la cosa più importante che vi serve è questo tessuto qui. Questo è un cotone molto spesso, è quello dei vecchi lenzuoli di una volta. Ecco perché è shabby, perché si userà proprio un tessuto vecchio, usurato, che non è trasparente perché è bello spesso, e è adatto per fare questa cosa. Quindi questo tessuto e poi l'imbottitura piatta che servirà per le presine. Se avete anche i filtri delle cappe aspiranti, vanno bene anche quelli. Questo lo mettiamo da parte. Io ho già ritagliato un quadratino di questo tessuto qua, un quadrato. In questo caso, questo quadrato misura. Quadrato, insomma, è un po' un rettangolo, sinceramente. Comunque, 14 all'incirca, insomma, 14, poi 15 e me, 3, 13 e mezzo, 14 e mezzo, va bene lo stesso. 14 per 16 circa, 16, un pochino meno di 16. Ok? Allora, la stoffa a quadretti invece sarà 22 per 22. Ok? Poi questo pezzetto qua vi do tutte le misure, che così poi andiamo spediti alla realizzazione di questo progetto. Un pezzetto di stoffa che misura 11 e mezzo per 10, e un altro pezzetto che sarà il gancetto per attaccarlo, che misura 4 centimetri. Ci ho misurato prima, 4 centimetri, 4 per la lunghezza, poi vedremo se è un po' lunghetto, comunque voi fatelo di 16 centimetri. Quindi le misure ve le ho date tutte, quindi partiamo. Allora, l'imbottitura piatta chiaramente sarà uguale alla stoffa, ok? Questa roba si servirà tutta dopo. Ora bisogna fare quest'altro lavoro. Bisogna prendere una stampa. E chiaramente dovrà essere stampata speculare, come se fosse davanti a uno specchio, ok? Perché sennò verranno le scritte al contrario. Ora, io questa stampa l'ho presa su Pinterest. Se volete andare da voi e cercarle, poi ve le capovolgete la stampa, oppure scrivetemelo nei commenti, ma io penso che ve la metterò. Vi metterò questa e ve ne metterò anche un'altra simile, ok? Così non dovete stare a cercare quant'altro. Poi, se non vi piace questa stampa, ne volete cercare un'altra, ne cercate un'altra. Allora, la stampante dovrà essere a laser, mi raccomando. Se non avete la stampante, andate in una cartoleria, in un'edicola, col telefonino, andate sul mio canale, cercate questo video e loro ve lo stampano con il Bluetooth. Attraverso il Bluetooth ve lo stampano con pochi centesimi. Allora, poi l'altra cosa importante che ci serve è questo prodotto. Esistono anche dei prodotti professionali per il trasferimento immagine, però si trovano male, poi costano un po' tanto. Allora, io questo qui non è altro che lo smacchiatore Trielina, e l'ho trovato a Risparmio Casa. Costa 2,99 euro. Lo potete trovare anche online su shop.risparmiocasa.com. Shop.risparmiocasa tutto attaccato.com. Ok?
Ok? Andate su internet, su Google e la cercate, se non avete un negozio di risparmio casa vicino. Ma secondo me qualcuna di voi l'avrà già in casa perché è un valido smacchiatore, specialmente per le macchie di unto, insomma, prima di metterle in lavatrice. Poi vi serve un cencino di cotone, anche questo è un ritaglio sempre di quel lenzuolo là. Cosa si fa? Si taglia la stoffa che vi ho detto, quella misura, che è uguale alla carta, si mette pari pari sopra. Se avete paura di non tenerlo fermo, ci potete mettere anche del nastro carta, del nastro adesivo, potete fare così. Allora, il piano sotto dovrà essere liscio, altrimenti se ci sono alcune imperfezioni sulla stampa che andremo a riportare sulla stoffa, vi ci si vedranno, ci so, se è rigato, cioè con dei graffi. Ecco, io ci ho messo lo scotch di qui di là e ora mi sta fermo. Apro questo smacchiatore, prendo un po' anche del cotone idrofilo, un cencino di stoffa e comincio a fare questo modo. È una cosa veloce, non ci vuole tanto tempo. Bagnatelo man mano questo cencio perché questo smacchiatore si asciuga subito con l'aria. Quindi, allora, ho fatto anche la prova. Si può anche lavare e non scolora a freddo, chiaramente. Ho fatto la prova acqua tiepida proprio col detersivo e non si. Vedete, la scritta viene a diritto ora. Se l'avessi stampato con la scritta a diritto prima, ora sarebbe venuto al contrario. Quello è elementare. Se poi applicate un disegno che non ha scritte, lo potete stampare tale e quale, com'è. Insistete bene così. Semplice, semplice, non rimangono gli aloni, non rimane niente. Se sentite l'odore dello smacchiatore, non vi preoccupate perché va via appena è asciutto. Ecco, io direi che l'ho passato da tutte le parti. Lo tappo perché se no si asciuga. Posso togliere il nastro adesivo e posso togliere la carta. Ecco qua. Verrà un'immagine un po' sgranata, ma è quello che vogliamo con col discorso dello shabby. Non dovrà essere precisa la stampa, altrimenti non sarà shabby, ok? Ora si fa asciugare un pochino e nel frattempo si prepara la presina. Questo dopo una volta si deve buttare via perché non funziona più. Ha già perso l'inchiostro che è andato a rifinire sulla stoffa. Tutto qua. Quindi lo lasciamo da parte, prendiamo la nostra stoffina, mettiamo dritto con dritto, lo piazziamo così, ben tutto pari. Andiamo a mettere anche l'imbottitura piatta e con spilli, mollette, quello che siete abituati ad usare, si va ad appuntare tutto intorno così. Così ho preso anche l'ago. No, sì, no, sì, no. Allora, così poi si prende quella strisciolina che vi ho fatto vedere di 4 centimetri per non mi ricordo quanto. Si piega prima a metà così e poi si ripiega un'altra volta in questo modo e si va a fare una cucitura da ambedue le parti, quindi sotto macchina. Allora. Porta fare avanti e indietro, tanto andremo a piegarla in questa maniera e l'andremo a posizionare sull'angolo della presina in questo modo. La faremo messa tipo rombo, ok? La metto qua così, questa la devo mettere un po' più giù, vabbè, e la vado a bloccare qui in questo modo. Ora andrò a cucire tutto intorno, però qui andrò in diagonale in questo modo. A circa metro, 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 metro dall'angolo, diciamo a un centimetro e mezzo dall'angolo, un centimetro e mezzo dall'angolo, facciamo la stanghetta, uno e mezzo, quindi tutto intorno e
punto dritto, una cucitura di circa mezzo centimetro in tutto intorno. Vedete, quando arrivo qua vado così e faccio la cucitura così. Tornerà meglio poi il gancetto. Accompagnatevi il tessuto mentre che cucite con qualcosa. Io uso questo qua perché, cioè, ci sono tanti strati, anche se io ho il doppio trasporto, però è meglio sempre aiutarsi con questo strumento ad accompagnare la stoffa sotto. Cucio tutto intorno. Allora, ho cucito tutto intorno. Ora tolgo tutti gli spilli. Vado a togliere un pochino di imbottitura qui in eccesso. Con queste no. Così. Se ce n'è proprio tanta la togliete, non importa proprio che la togliete proprio tutta rasente la cucitura, tanto è talmente fine che insomma. Così. Si taglia un pochino gli angoli. E si va a rivoltare in questo modo. Vi faccio vedere. Allora, qui dove abbiamo fatto la cucitura trasversale, dove c'è il gancio della presina, andiamo in corrispondenza di questo a fare un taglio qui. Quindi state attenti a prendere uno strato solo. Così. Basta, basta così. Guardate. Aspettate perché non ho acceso una lucina tattica, una lucina molto tattica, eccola qua. Allora, da qui si va a risvoltare. Allora, se sentite dei rumori, ma fuori stanno facendo i lavori nella strada, quindi c'è un po' di confusione. Si tira fuori bene gli angolini, dove ci sono. Qui no, perché è qua, è pari. Ora vi faccio vedere qua come torna. Qua tornerà in questa maniera, vedete? Così, ok? Perché abbiamo fatto la cucitura in trasversale, in questo modo, ok? Quindi tornerà bellino, in questo modo. Ora si stira per bene, si stira per benino, ta 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 ta, un po' a modo tutti gli angoli. Stiro su questo piano, tanto non ci tocco, ecco qua, un po' stirati. Ora si prende la nostra stoffa, che nel frattempo è asciugata, e ci si dà una bella stirata per fermare la stampa da diritto e da rovescio. Ferro senza vapore, però così, da diritto e da rovescio. Dato che abbiamo il ferro, ecco, in questo modo la stampa sarà salvata. Vedete, c'è il menù, buon appetito, il cucchiaio, la forchetta e la tazza. Allora, ora ci si fa, ora si rimette il vapore e si fa un orlino di circa un centimetro tutto intorno, così. Così, non importa fare gli angoli, cioè bastano anche questi di angoli fatti così, piegati e via, perché tanto poi non si vedranno, perché vedremo. Così e così, di circa un centimetro più o meno. Così, ecco qua. Stortettino, eccoci, va bene, questo si può togliere e ora andiamo a piazzarla in questa maniera, così cerchiamo di metterla bellina centrale. Non la mettete né così e né così, mettetela bene che qua e qua ci siano le stesse distanze a diritto, in poche parole. Qui si mette lo spillo, qui si mette lo spillo e qua si mette lo spillo, così. Poi si prende una trinina, un pizzetto, qualcosa che avete, così, un merletto, e si va a fare questa cosa. Si fa così,
Questo è alto circa, ve l'avevo detto, 1,5 cm. Vedete quanto è alto? Questi quadratini sono di 1 cm, quindi 1,5 cm all'incirca. Si va a mettere così, appena appena che sormonti sulla, sul nostro quadratino, di stoffa. Via, mi avvicino le spille, se no c'è da fare 2000 viaggi. E anche qua sarebbe meglio mettere gli spilli. Quindi se io cucio così, li dovrei mettere così. È una stoffa questa che gli spilli c'entrano anche male. Qui ci si fa l'angolino semplice semplice in questa maniera. Così. Così. E si va a bloccare anche lui con lo spillo. Così. No, scappato. Scappatino. Ecco qua, in questa maniera. Tutto intorno in questo modo. Fino ad arrivare qui. L'attaccatura la faccio rimanere qui perché qui andremo a farci una decorazione e quindi non si vedrà l'attaccatura del pizzo, se si vuole essere proprio precisi. Va bene? Allora si prosegue, poi si va sotto macchina e si comincia a cucire proprio qui in cima al pizzo in modo da fissare questa e il pizzo insieme. Tutto in un unico passaggio. Quindi vado sotto macchina. Ecco, in questo modo il punto messo anche al 3, tanto va bene lo stesso. Qui sull'angolo ci faccio l'angolino per benino, anche qui. Momento che è fermato con l'ago, alzo il piedino e giro in questo modo. Io non lo sto a spillare perché faccio meglio in questa maniera. Allora proseguo tutto intorno e poi ci si ritrova. Sono alla fine della cucitura, ecco qua, ho tagliato il pizzo e vado a cucire fino lì, ecco qua. Ora posso togliere gli spilli e a questo punto vado a fare una macchinatura tutta in cima, qui tutto intorno, tanto questo non mi darà noia perché ci sarà lo spazio giusto. Quindi se volete mettere gli spilli li potete mettere oppure stirate, però se stirate tanto si appiattisce l'imbottitura, quindi non ve lo consiglio. Io parto così e vado in questa maniera, così, e cucio tutto qua. Qui altro un po' più, si poteva fare anche prima ma è uguale, insomma, tanto cambia poco. Tutta fino qua. Una volta cucita vi ritrovate in questo modo. Ora si prende questo pezzetto di stoffa, la parte più corta si unisce alla parte più corta, si va a cucire un pezzettino qui, qui niente e qui sì. Così. Finito la bobina, vediamo se mi basta. Sì, ce l'ho un'altra po', mi dovrebbe bastare. Così. Lo lascio un pezzetto e cucio di qua. Si fa una sorta di fiocchetto, qui si piega in questo modo qui, e si va a cucire di qui e di là. E poi si va a risvoltare. Qui è sottile questa stoffa, rimane impigliata, devo stare attenti. E l'ho rivolto. Vado a rigirare bene questo, a addirizzarlo. Così, in questo modo, prendo un nastrino e lo leggo nel mezzo e ci vado a fare due nodi, un nastrino di raso, di cotone, come vi pare, così. Ci faccio due nodini, in questo modo, tanto andrà di dietro e non si vedrà. Ecco qua, in questo modo. Questo è il taglio, perché non voglio tanti fronzoli davanti, se no non si vede la scritta. Come questo nastrino è di raso, di poliestere, lo vado anche un po' a bruciare al di sotto, in questo modo, così lo blocco bene, e l'allina, e lo vado a cucire qua, in questo modo.
con un punto magari da diritto, ho messo il nodo dalla parte sbagliata, lo giro perché non ci ho fatto caso, ecco qua, il nodo andrà dalla parte dove c'è stata fatta la cucitura qua, ok? In questo modo. Allora, se mi vedete l'unghia mezze blu e mezze verdi è perché c'è uno smalto che si cambia colore con il calore. Quando è freddo è blu, quando sono le mani calde è verdolino. Allora mi ci diverto io a fare mestiose. Ecco, lo vado a piazzare qui nel mezzo in questo modo, con dei puntini nascosti. Va bene, ce l'ho appunto e poi ci si ritrova in questo modo. Magari a diritto. Ecco, diciamo che il progetto è finito, ci si può dare un'ulteriore stiratina qui, così, così a posto. Allora, io ne ho fatto anche un altro con un'altra scritta e se vi fa piacere, ma io penso di sì, vi metto tutte e due queste scritte, così le potete fare di due scritte, con due scritte diverse. Poi se volete cercare altre scritte, mi sembra di avervelo già detto, su Pinterest le trovate e ve le stampate, ok? Mi raccomando, stampante a laser, ok? Ora io l'ho messo in questo senso, le potevate mettere anche quadrate, cioè non cambia niente, cambia solo l'estetica, eh? Ok? Di dietro saranno in questo modo. Qui c'è lo spillo perché devo sempre appuntare il fiocco. Dietro ci sarà questo, può essere una presina, può essere un sottopentola, può essere tante idee per la festa della mamma, potete cercare una scritta magari che richiama la vostra mamma, ok? Il nome della vostra mamma. Andate, se sapete un po' smanettare al computer, andate su Word, sul programma Word e fate una scritta. Fate una scritta, magari il nome della vostra mamma, ci scrivete mamma per dire Paola ti voglio bene, mamma ti voglio bene, col nome della mamma. Insomma, quello è spazio alla vostra fantasia. Mi raccomando, ricordatevi la scritta che fate di metterla speculare in modo che vi venga la scritta per il verso giusto, ok? Bene, io vi ringrazio di avermi seguito. Vi ringrazio di avermi seguito, mi raccomando mettete mi piace se vi è piaciuto questo tutorial, condividete, iscrivetevi al canale e come sempre grazie tantissime di tutto, un bacione dalla Beche. Ciao!